Ma facciamo un tuffo nel passato, tornando a ritroso fino all'estate del 1945, quella che chiudeva la Seconda Guerra Mondiale. Nonna Peppina, nonno Damiano e mamma Paola stavano trascorrendo alcuni giorni nella casa di campagna e quella mattina nonna stava preparando le conserve di salsa di pomodoro per l'inverno. La mamma, guardando verso la montagna, si era accorta che c'erano degli uomini che con fare minaccioso avanzavano verso casa. Aveva solo 5 anni mia mamma e non capiva, ma aveva attirato l'attenzione di nonna Peppina che, preoccupata, avvisò subito nonno Damiano, il quale si trovava poco distante. Si trattava di un manipolo di 10 soldati tedeschi che con i mitra spianati stavano battendo in ritirata. Il nonno andò incontro ai militari e fece capire che non vi era da parte sua alcuna intenzione sconveniente o ostile, anzi, avendoli visti stanchi e provati, li aveva invitati a casa per rifocillarsi. Nei giorni successivi si nascosero dalle parti di Pizzo Cervo. Solo uno di loro scendeva per prendere il pane che nonna faceva nel forno a legna collocato accanto a casa. Un giorno, vedendo mamma piccolina, il soldato tirò fuori dalla tasca una foto, quella della sua piccola figlia, e in uno stentato italiano e con le lacrime agli occhi disse alla nonna: «Chissà se la rivedrò mai più». Aveva ragione. Un paio di giorni dopo i soldati tedeschi avevano deciso di procedere verso Misilmeri in cerca della salvezza. Furono però tutti trucidati nella trazzera a Val della Montagna, in contrada Landro. Qualche anno dopo, era il 1962, dopo aver girovagato in lungo e in largo per la Sicilia alla ricerca di un luogo per girare le scene di un film, il famoso regista Alberto Lattuada arrivò a Belmonte e rimase estasiato, folgorato, rapito. Era quello il paese e la scenografia ideale che cercava. Nessun altro luogo della Sicilia lo aveva convinto. Aveva deciso, il suo film doveva essere girato proprio lì, a Belmonte Mezzagno. Era passato poco tempo e a giugno di quell'anno improvvisamente arrivò la troupe cinematografica. Il paese era in festa, si respirava un'aria particolare. Era arrivato anche il grande Alberto Sordi, che con la bellissima attrice brasiliana Norma Bengel sarebbe stato il protagonista. In quei mesi Belmonte cambiò pelle, modi, cambiò vita. Si respirava un'incredibile aria di festa che tutti speravano non finisse mai. Tutto sembrava irreale, quasi fiabesco, tanto bello da non credere potesse essere possibile. Belmonte, paese scelto come simbolo dell'entroterra e dell'arretratezza siciliana, grazie al cinema diventava improvvisamente il centro del mondo. Forse qualcuno, anzi più di uno, pensò che era arrivato il momento di smettere il lavoro faticoso e di dedicarsi a cose più importanti. Il sogno era finalmente arrivato fino ai piedi dei belmontesi e a loro si inchinava. Che fortuna! Quel mercoledì era il giorno di San Martino del 1964 e la gente in piazza faceva le corse per accaparrarsi un posto comodo nei tassi. Ma ognuno già sapeva che la comodità era soltanto un sogno. Man mano che arrivava gente, il tassista di turno stipava letteralmente le persone nella propria autovettura per guadagnare qualche 1000 lire in più. Qualche signora al tassista di turno gridava: «Siamo mesi come sarde salate!» E il tassista di turno: «Signora, se si sente scetta, scennesse!» Succedeva spesso che qualche gentile signorina si trovasse addosso qualche prestante ragazzo e allora o rimaneva contenta di essere schiacciata o scendeva immediatamente in preda alle quaranate, caldane della menopausa, alla ricerca di una vettura più tranquilla. Quella mattina il primo tassì che doveva partire da Belmonte era quello di Ustino Cavo Seranni. Dalla farmacia, pochi passi dalla macchina, era appena uscita la dottoressa Di Cristina, che era in dolce attesa. E avvicinatasi a voce bassa: «Signor Agostino, devo scendere a Palermo e ho bisogno di un posto comodo, aspetto un bambino». E Ustino immediatamente: «Dottoressa, non si preoccupasse, lei s'assettasse ca come gli è. Quando arrivo piccerino, o posto ci troviamo».